Vetrine colorate di rosso, dolci a forma di cuore, profumi e tanti fiori. I ristoranti si preparano per la cena degli innamorati a lume di candela. Ma le coppie come festeggeranno la festa dell'amore? Noi si festeggia tutti i giorni San Valentino, non importa arrivare alla giornata del 14. Senti, ma che regalo vi farai? Questo c'ho ancora da pensarci, poi non si può svelare, è una sorpresa, se no mi sente. Purtroppo no, perché con le bambine piccoline anche prendersi una serata libera è un impegno. Pensavo di ordinare qualcosa al ristorante spagnolo che c'è qui a Pistoli, a Pistoia, e basta. Poi i classici regali, lo scambio di regali. Io scambio cioccolatini con le mie amiche perché non ho il ragazzo. Non sono in cerca di ragazzo, quindi farò un dolce con le mie amiche e passerò una giornata in tranquillità. Io lo festeggerò con mio compagno che è qui, che sta entrando dentro. Faremo una cena, qualcosa di molto easy, dai. Allora, San Valentino lo passo come l'ho sempre passato, in casa, perché non amo andare fuori quel giorno lì. Magari altri giorni, ma non a San Valentino. Farai una cena particolare? Sì, una cena mio marito con le mie figlie. Forse sì, la sera. Col tuo ragazzo? Sì. Andiamo a cena fuori e penso poi passeremo una serata tranquilla. Oh, non lo so, deve aver organizzato lui. A sorpresa! Con la moglie, domattina gli faccio trovare un bel mazzo di mimose, un caffè, basta, perché poi gli fa male, chiuso. Amore, ti voglio bene.